Allora, eccoci qua, ultima parte di Focus 22:36, sempre in diretta. Marco Pannella ha espulso dal Partito Radicale Emma Bonino. Ogni giorno, perché dice, pensa solo al jet set. Voi immaginatevi la Bonino, poveretta, che è appena uscita dal suo, da un calvario, insomma, è finalmente guarita da una malattia che si chiama incurabile. Ce l'ha fatta e Pannella la espelle perché pensa al jet set, voi immaginatevi un po'. Allora, invece una bella notizia è quella di Tania Cagnotto, che ha vinto l'oro dal trampolino ai mondiali e quindi è un grande successo per questa campionessa bolzanina. Allora, tantissimi sms, grazie, ne avete mandati talmente tanti che sono saltate le linee e quindi continuate a mandarli, ma non, per un po' non li vedremo, dobbiamo ripristinare tutto, vedere di sbloccare i cellulari. Allora, eravamo arrivati a Bruno Augustin Breda. Da dove ripartiamo? Ma ripartiamo, mi pare che la discussione è ben avviata. Sulla questione dell'immigrazione, sì. Io lavoro in una fabbrica grande che ha la fortuna di avere una quota di immigrati al suo interno, che è stata assunta nel periodo, diciamo così, fiorente della nostra economia, che si è integrata per la larga maggioranza più che bene. Quindi le articolazioni dei rapporti all'interno della fabbrica sono le stesse articolazioni che si riproducono all'interno delle comunità, nel senso che ognuno sta un po' sul suo, anche se le amicizie col tempo e quindi il reciproco rispetto col tempo si è rafforzato, a dimostrazione che la convivenza nei luoghi di lavoro come fuori dai luoghi di lavoro non solo è possibile, ma è un dato di realtà. Come credo non abbiamo grandi alternative alla, diciamo, gestione di questo fenomeno, che è creato in parte anche dalla capacità nostra, il nostro paese compreso, di dichiarare guerra a tutti i paesi che stanno attorno in maniera di metterli nelle condizioni di creare, diciamo così, non solo conflitti all'interno del paese, ma far uscire quei conflitti verso gli stati più vicini, come l'Italia è. Poi io starei attento alle discussioni, ho sentito anche qua questa sera, non mi risulta che l'Italia sia il paese che ha il maggior numero di immigrati, che riceve il maggior numero di immigrati, diciamo quelli che attualmente sono i cosiddetti profughi, nell'Europa. La Francia, la Germania in particolare, ma la Grecia in proporzione alla propria attività, alla propria popolazione, la Svezia hanno numeri in proporzione alla popolazione che sono molto molto più elevati di quelli italiani. Li gestiscono con gli stessi problemi probabilmente o con meno problemi del nostro paese, perché sono paesi più ricchi oltretutto, cioè hanno maggior capacità di spesa e maggior capacità di gestione. La Germania, che non è un esempio da prendere granché in questo momento, però la Germania, quando si è ritrovata il fenomeno, ha assunto 1000 giudici che fanno esclusivamente la selezione, la selezione per capire chi può rimanere e chi no, ed ha i tempi immediati di reazione, 3 mesi, 6 mesi, ma immediati. Allora, il punto è sempre la volontà di dire fenomeni. Poi qui non si parla di un altro fenomeno che a me preoccupa alla pari di quello dell'entrata dei profughi. Noi abbiamo altro tanti cittadini italiani che se ne vanno all'estero di quelli che entrano. Entrano profughi, esce la miglior gioventù preparata, studiata e va all'estero a lavorare. Di questo fenomeno, che è di dimensioni quasi pari a quelli degli arrivi, se ne parla pochissimo e lo abbiamo nelle nostre famiglie. Ha detto bene Stivale, che dice i nostri, nel passato noi avevamo l'immigrazione. Nel passato c'era, è tornata? E questa è la cosa di cui si parla poco. È tornata l'immigrazione quasi di massa, non a milioni, ma a centinaia di migliaia di cittadini italiani, giovani, che vanno in cerca, soprattutto in Europa, di un'alternativa che in questo paese non hanno. Ed è questo il punto è il lavoro, cioè la capacità di riprendere un po' di spesa sui temi del, diciamo così, del rilancio industriale e dell'economia del nostro paese. E la preoccupazione, me la passi e poi ho finito, noi se continuiamo a avere un debito pubblico che è quello che è,
90 miliardi in più solo in pochi mesi quest'anno, la nostra capacità di spesa tenderà a ridursi? Noi abbiamo lo stesso identico problema, se anche viene nascosto, della Grecia, cioè di dover provare a riconsiderare, a ricontrattare il debito che abbiamo, perché le condizioni in cui siamo ci sta mangiando tutta la capacità di spesa che il governo, che qualsiasi governo può, che interviene, potrà, deve affrontare e dovrà avere. Noi abbiamo bisogno di mandare via i vecchi dai luoghi di lavoro, sì, nella pubblica amministrazione, sia nelle fabbriche. Io lavoro in una fabbrica dove l'età media è sopra i 50 anni, dove c'ho lavoratori che hanno 62 anni nelle catene di montaggio, non negli uffici all'aria condizionata, nelle catene di montaggio. E un'azienda, un paese che vive su una generazione così anziana non può pensare di fare produttività, la famosa produttività. L'efficienza arriva e l'ingegno arriva dai giovani, e abbiamo bisogno di far uscire i giovani e far uscire gli anziani e far entrare i giovani, e per fare questo abbiamo bisogno di risorse, e per avere le risorse dobbiamo ricontrattare il debito. A mio parere, se no facciamo grandi discussioni con i fichi secchi, e con i fichi secchi nozze non se ne fanno. Allora, intanto l'Italcementi ha ceduto il 45% a un gruppo tedesco, quindi questo perdiamo un altro pezzo, no, di imprenditoria. Pividone, diceva a proposito di... Su ricontrattare il debito ho qualche dubbio. Mentre la Grecia ha tutto il debito, i proprietari sono tutti esteri, solo il 5-6% sono i greci, praticamente il 100% del debito italiano è degli italiani, non credo di ricontrattare con gli italiani, cioè non lo so io. Quindi non è quello, almeno io la penso, se non voglio criticarti, ma diciamo è una cosa totalmente diversa la Grecia, che ha un debito pari al Piemonte forse rispetto all'Italia, che è tutt'altra cosa. Comunque ho toccato un tema serio, che è quello dei tanti giovani che vanno via, e che anche là non possiamo mettere in proporzione a quelli che arrivano. Io penso una cosa, guarda, sull'immigrazione, se non adesso passerà quest'estate, direttore, io penso che noi un'altra estate così l'Italia non la sopporterà in queste condizioni, perché poi verrebbe il maltempo, riprenderanno gli sbarchi, perché è un affare da quella parte e anche da questa parte, è un affare. Anche in Italia si stanno costituendo decine di cooperative ogni giorno per gestire gli immigrati, è diventato un business. Vorrei capire chi ha deciso, per esempio, che costano 35 euro ognuno, perché non si attiva la protezione civile, perché non si attivano quelle strutture che consentono di scaricare poi ai sindaci e che consentono di coordinare e di programmare una cosa del genere. E quindi questa è la cosa principale che bisogna fare. E su questo tema a me dispiace purtroppo che a sinistra noi non capiamo, un pezzo di sinistra non capisca che non è un tema che decide le nostre vite, perché 5.000 immigrati, profughi chiamiamoli così, su 5 milioni di venti sono lo 0,1%, non cambiano la vita, però creano le condizioni di insofferenza, di paura, di come dire, il fatto che tanta gente sta male non tollera, perché dice io non riesco ad arrivare a fine mese, e poi trovo gente come questi qua, capisci, che non sono tutti così, poi ovviamente c'è gente disperata veramente, capisci, che a cui gli dobbiamo dare l'aria condizionata, il pane, la pasta, tutto quello che vogliono. Quindi è evidente che il tema non è solo quello che rappresentano poi realmente, ma quella che tutti noi percepiamo. E allora la politica deve sapere anche cogliere le sensazioni delle persone. Io dico che bisogna parlare alla testa della gente, allora, non alla pancia. Siccome farei parte di quella sinistra, forse non capisce. Ma che dovremmo fare? Come, che dovremmo fare per gestire questi? No, scusami, da consigliere, ex consigliere, cioè una proposta per gestire questo rapporto un profugo ogni 1.000 abitanti del Veneto. Se mi dai una proposta. Cioè, la proposta innanzitutto è, se fossi io ministro dell'interno, farei esattamente l'opposto.
opposto di quello che sto facendo. Innanzitutto girerei tutta l'Italia come ministro dell'interno, va bene, su questo tema. Due, organizzerei le strutture che ha lo Stato, va bene, la protezione civile come ho detto prima, farei un coordinamento dei sindaci, creerei delle strutture regionali dove poter dare controllo sanitario, gestione. Quindi ammasseresti tutto. Io non ammasserei tutto da nessuna parte, voglio dire. Io cercherei di gestire. Ovviamente lavorerei poi con l'altra parte, dove è possibile, perché oggi la Libia è il caos e quindi sappiamo che non si può ovviamente andare in Libia, speriamo che si possa trovare qualche cosa, e poi verificherei in tempi certi chi ha diritto a un asilo perché è profugo reale e chi, come mi sembra questi soggetti che abbiamo visto stasera, che non hanno, che non, secondo me, non lo so, bisogna verificare, non hanno diritto. E questa è la questione. E io, scusa, io sono una persona solidale, voglio aiutare chi ha bisogno. Non è che voglio buttare la gente a mare, la gente va salvata, la gente va sfamata, la gente va aiutata. Dopodiché si verifica chi viene in Italia per cercare una prospettiva di vita, perché tutti hanno diritto di cercare di stare meglio. Un padre che non riesce a far campare i propri figli fa di tutto per dargli da mangiare. Io lo capisco. E io lo capisco perché l'Italia è fatta di gente che è andata via da questo paese per dare da mangiare alle proprie famiglie, perché qua non trovava da mangiare. Ma io girerei forse il tema, scusa ti interrompo, perché è grave che noi siamo incapaci, chiudo, scusami per il direttore, a non riuscire a gestire un problema di 5.000 persone. Non sono 5.000 persone. E questa è la cosa grave. Sono più di 100.000. No, persone. Scusa, parlavi di 5.000 nel Veneto. È questo che non riusciamo a fare, questo deve preoccuparci, che non riusciamo a gestire un fenomeno. Ma perché? Beh, se tu fossi sindaco di un paese e di 10.000 abitanti e ti arrivano 50 profughi, penso che il problema ce l'hai anche tu poi. Scusa, perché così siamo tutti bravi a gestire. Mettiamoci da parte degli amministratori, va bene, che da un momento all'altro si vede arrivare un giornale. Cioè, tu sei di Treviso, a Treviso qualche mese fa hanno aperto la corriera, sono usciti 30 profughi di fronte. Non che l'hanno aperta, l'hanno lasciati popolare. Appunto, scendono 30 profughi di fronte alla stazione e se ne vanno via. Questi qua non sapevano, poveracci, dove andare, cosa fare. E questo è il modo di gestire. Appunto, mi allora, sembra. Cioè, ti dico, falli gestire a me che so come gestirle. Ci costano molto meno, va bene? Non prendo manco lo stipendio da ministro dell'interno, ti faccio vedere che facciamo molto meglio. Stanno meglio loro e meno tensione sociale creiamo. Allora, un anziano di 91 anni e sono senza aria condizionata. Pure io, pure io. Allora, vediamo. Speriamo che non vada a occupare la strada la signora, alla nostra solidarietà. Una storia dove c'è un sacerdote che per organizzare la sagra si fa aiutare dai migranti. Vediamo questa storia. A me sembrano persone normali e secondo me dare un'opportunità anche a queste persone credo che non sia sbagliato. Profughi ospitati nel quartiere moglianese di Zerman, impiegati per organizzare la tradizionale sagra di Sant'Elena Imperatrice dall'8 al 18 agosto. L'idea è venuta all'associazione l'1 d'agosto dopo aver assistito nei giorni scorsi alla partita di calcio Italia-Africa in cui la locale società sportiva ha coinvolto proprio i migranti, da cui un piccolo grande progetto di integrazione. Organizzarli per poter, non so, pulire la piazza di Zerman, l'idea è quella di pulire tutti i fossati di Zerman. Abbiamo già cominciato, ci hanno dato una mano, come vedete qua c'è tutta questa pista, questa ghiaia, erano 15 metri cubi di ghiaia, ci hanno dato già una mano. Dovranno organizzarmi in fondo là il parcheggio della sagra di Zerman. Per il presidente, vedendoli al lavoro, anche gli scettici potrebbero cambiare idea. 31 i migranti attualmente ospitati a Zerman. Far fare loro qualcosa, in modo che diano qualcosa anche loro, insomma, ecco, questa è l'idea e io sono anche contento di questi qua, perché sentire la gente, avere come ospiti questi profughi che dopo sono là in nocio, non fanno mai niente e dicono cosa, spendiamo dei soldi e sono là che non fanno niente, mentre noi abbiamo pensato di far rendere utili queste persone, in modo anche che la gente dice, ma guarda un po', fanno anche qualcosa. Il presidente del quartiere Zerman, intervista di Lina Paronetto. Daniele Stivali. Ma nella discussione questa sera si sta confondendo le emergenze umanitarie, le emergenze per guerra, quindi la solidarietà che deve essere un atto dovuto, rispetto a una realtà che fotografa questa nazione o anche regione Veneto, che ha più di 150.000 disoccupati, che ha una prospettiva
questa nazione per i prossimi 20 anni, dicono, situazioni internazionali ci dicono che ci vorranno 20 anni per tornare agli sfarzi di prima del problema, e sentiamo invece ragionamenti, continuamente ragionamenti della sinistra che dice dobbiamo integrarli. Qualche anno fa lo si vedeva con le popolazioni rom e sinti, ma loro non gli frega niente di integrarsi, cioè siamo noi che li vogliamo a tutti i costi integrare, quando magari a loro non gliene frega niente di essere integrati e magari sono solo di passaggio, ripeto, e non agevoliamo il passaggio e basta. Perché è vero che gli altri paesi li fermano, ma li fermano perché oggi non hanno nessun pezzo di carta in mano, sono ovviamente considerati per gli altri paesi clandestini come dovrebbe essere da noi. Se hanno un pezzo, un visto e quindi un pezzo di carta in mano, non li possono più fermare. Questo buonismo, questa volontà a tutti i costi di doverli integrare, perché loro stanno cercando una vita migliore? Qua in Italia non ce n'è neanche per i nostri, abbiamo 4 milioni di poveri accertati che sono poi realmente col fiato lungo almeno 8 milioni di italiani, credo che ci sia poco da stare allegri e poco da integrare con quella prospettiva, ahimè, ce ne fosse per tutti ben venga, e se ce n'è ce n'è per tutti, ma se non ce n'è non ce n'è né per i nostri né, e quindi è chiaro che Quinto di Treviso, Eraclea, Porto Gruaro e altre località cominciano e ci sono le tensioni sociali con i cittadini residenti. Perché non ce n'è più neanche per loro? Quando vanno, e qui ci sono dei sindaci e degli amministratori locali, quando i nostri cittadini in difficoltà vanno nei servizi sociali per farsi dare qualcosa, non ce n'è più. Non ce n'è più per i nostri. Perché se c'è qualcosa bisogna tenerlo a disposizione e comunque per, ahimè, per i nostri non ce n'è. Allora è chiaro che se si può, dove si può, bisogna ammortizzare la questione, e quindi se sono qua invece di farli oziare, come ha detto bene il signore da Mogliano o come ha fatto bene Tosi a Verona, utilizziamoli per i lavori socialmente utili, perché comunque fanno qualcosa e se fanno qualcosa non pensano magari a cose peggiori o a delinquere, perché magari uno può anche pensare a quello, ma è anche vero che non possiamo fare un'accoglienza a tutti i costi, cioè perché vogliamo per forza integrare a tutti i costi queste persone che magari non gliene frega niente, e soprattutto visto che sono tutti baldi giovani, robusti giovani, prestanti e soprattutto anche magari con qualche capo firmato e anche qualche, qualche telefonino anche che insomma non tutti gli italiani si possono permettere, credo che sia un po' difficile. Poi ci sono, e concludo, due aspetti dell'immigrazione che non capisco. Il primo, cioè, si capisce benissimo, il business che c'è in tutto il tragitto e anche qua da noi, di chi ci mangia con i 35 euro intorno agli immigrati. Ma quello che non capisco è che se queste persone partono da paesi così poveri, come fanno a trovare le risorse dove a casa loro vivrebbero 3, 4, 5 anni per venire in Italia a fare poi, tra virgolette, i mantenuti a 35 euro al giorno o a favore appunto di chi poi prende queste risorse. Quindi c'è tutto questo percorso di gente che ci mangia intorno, e il profugo clandestino immigrato che riesce a tirar fuori una parte di queste risorse, insomma ci sono troppe cose che non quadrano. Non quadrano. Filippo Lazzarini. Sì, perché proprio coloro che sono in più in estrema difficoltà, che scappano dalla guerra e non hanno i soldi, non possono neanche partire, perché è lì che parte il business. Il business inizia proprio lì, perché il posto nel barcone per gli scafisti ce l'hai. Si è visto l'altro giorno che hanno gettato uno zainetto in mare con le medicine per la figlia. Se non paghi il posto nel barcone non ce l'hai. Io volevo prendere spunto, direttore, da un paio di sms che sono passati, che sono andati anche in onda, quindi probabilmente si è ripristinato anche il servizio, meno male. Diceva prima un messaggio che al militare si dormiva nella camerata in 40, sì. Quindi, e prendo spunto dal militare perché dico questo,
se si dormiva in 40 ordinati e si stava facendo un qualcosa che magari all'epoca, io ricordo, io non l'ho fatto perché sono un giovanotto, ho 30 anni e quindi ero dello scaglione che insomma non andava più, non era più l'obbligo, non aveva più l'obbligo del servizio militare. Però in 40 ci si strappava le vesti per andare al militare, eppure in 40 si dormiva. Adesso magari se si è in 23 e fa anche caldo, qualcuno si lamenta. E poi, e quindi dico, sposo, e non solo per i colori, la battaglia e la proposta di legge che vuol portare Salvini di ripristinare il servizio di leva, perché è importante, probabilmente da qualche anno a questa parte senza il servizio di leva si sono viste un po' delle generazioni con meno regole, quindi può esserci, cioè, chi non vuole farlo può fare l'obiettore di coscienza e quindi c'è l'alternativa, rimane. Invece l'altro sms che mi ha colpito, perché non sono Zaia, Maroni e Toti ad indire il referendum per vedere se i clandestini devono arrivare, gli immigrati devono arrivare o meno? Perché purtroppo Zaia, Toti e Maroni non possono indire il referendum. Ci abbiamo provato per l'indipendenza del Veneto, a Roma non ci ascoltano, quindi da lì deve partire. La volontà del popolo c'è di votare e ci sono i numeri che parlano chiaro, purtroppo a Roma non ci permettono di fare certe cose. Magari allora, c'è una carta costituzionale per impedire che arrivino i profughi, il referendum? No. Allora, perché il messaggio diceva questo, perché Zaia, Maroni, indipendentemente per tutti i referendum che si possono proporre, a Roma decidono, non è un presidente di regione che decide o meno se c'è... Cinque consigli regionali lo possono stop fare. Stop immigrazione, sì, ma... No, chiaro, dire... dopo cosa hai risolto? Sì. No, scusa, io non so, sei un amministratore, quindi capisco, ma guarda che il problema di non poter fare un referendum su questi... temi è dettato dal fatto che non si possono fare referendum su trattati internazionali, e il trattato internazionale che ha regolato Dublino lo ha firmato Maroni insieme a tutti ed non è mai stato messo in discussione fino a qualche giorno fa dall'Unione Europea, perché lo può ricambiare, lo può modificare solo chi diciamo gli stati e i soggetti che lo hanno sottoscritto. Però i tempi cambiano, no, adesso stiamo gestendo un'emergenza diversa. Dico una cosa diversa, il referendum non è possibile perché la Costituzione nostra, italiana, lo impedisce. Non si possono fare referendum su due temi, trattati internazionali e bilancio dello Stato, punto. Tutto il resto è referendabile. Per questa ragione non si può fare. Due, le situazioni cambiano, ma quella volta, lo dico perché così... lo chiariamo una volta per tutte, fu firmato il trattato che disse che i profughi rimanevano nel primo paese dove questi arrivavano, perché c'era la guerra in Jugoslavia e i profughi in Italia non venivano, andavano in Germania e nel nord Europa, e Maroni disse ognuno si ritenga in casa sua, la frase fu questa, si trova ancora su internet se la vai in cerca, e la scelta di tutta Europa fu questa, perché si ne fece carico in particolare il nord Europa e la Germania soprattutto. Oggi che siamo in una condizione diversa e i profughi arrivano qui, giustamente chi si è accorti che quel trattato è un errore di fondo, che uno Stato da solo non se li può prendere tutti, ma fu un errore fatto scientificamente, non a caso quella volta. Sì, oggi riconosciamo che c'è un problema, sono d'accordo, oggi riconosciamo che c'è un problema, quindi le persone che sono al governo possono cambiare le regole, non possiamo dire sempre ah ma prima hanno cambiato, adesso ci sono loro che gestiscono il problema. Sì, ma la si dice così allora? No, ah, certo. Sindaco Barazzo, precisazione, perché anche il discorso referendum indipendenza, la Corte Costituzionale si è pronunciata, è chiaro che non si può, cioè c'è una carta costituzionale e rispetto a questo si valuta la possibilità di fare o meno un referendum, ma poi tutti possono proporre, ci sarà in base alle regole che c'è che ci sono nella nostra Repubblica, nel nostro Stato, qualcuno che valuterà se si può o non si può fare. Il popolo non conta? Ma certo che il popolo conta, ma anche gli organi. Non è il problema del giorno il referendum, francamente. No. Ma non è quello lo strumento, ma il popolo... Bisogna dire come trasformare, voglio dire, i numeri che vengono calati. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme dei limiti date dalla Costituzione, articolo 1 della Costituzione. Più di così, non so, il popolo è, però rispettiamo le regole. Facciamo come la Grecia, no? Quando fa comodo facciamo il referendum. Allora, quando dicono che siamo polentoni hanno ragione, adesso stanno arrivando tutti gli sms, li troverete domani sul nostro sito www.retevenete.it oppure sulla nostra nuova app, se la scaricate da Google Play Store,
vedete tutti i nostri programmi, telegiornali, Focus, tutte le nostre rubriche, quindi vi invitiamo a farlo. Allora, sono le 23, dobbiamo chiudere qui, solo schiaffi al Veneto, ora basta, abbiamo titolato, tanti messaggi che arrivano anche per mail su social network che invitano Zaia a prendere il toro per le corna e a convincere i romani, Roma, lo Stato centrale ad essere molto più disponibile, molto più rispettoso, vorrei dire, anche nei confronti di questa regione. Grazie a tutti, soprattutto in riferimento a quanto abbiamo detto per le vittime del tornado. Grazie a tutti, ci rivediamo domani sera un altro dibattito vivacissimo. Grazie, buonanotte, arrivederci. Arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.